Gino, bentornato a Mica Pizza e Fichi. Grazie, grazie. Un piacere mille. Averti qua. Con Eleonora siamo stati ciao, più volte ciao, in via dei tribunali. Oggi invece che pizza ci porti tu qui a Roma? Noi facciamo oggi un calzone napoletano della tradizione con la ricotta, fior di latte, salame, pepe e pomodoro. Calzone imbottito, detto anche ocasone. Ocasone. Lo dico, già, sottotitoli o casone. Già c'è profumo di Napoli nell'aria. Sì, sì. Da cosa si parte? Allora, noi facciamo un impasto. Partiamo dall'acqua, in questo caso mezzo litro di acqua, in cui sciogliamo 2 grammi di lievito di birra fresco. Dopo aver sciolto bene il lievito nell'acqua, cosa facciamo? Abbiamo qui a disposizione 750 grammi di farina, in più 25 grammi di sale. È utilissimo utilizzare uno strumento come questo, anche il legno, per creare una pastella. Quando abbiamo una consistenza un po', vedi, gelatinosa, cosa facciamo? Mettiamo i 25 grammi di sale. Quindi ora non ci resta che mettere la rimanente parte della farina e possiamo cominciare a chiudere l'impasto. A che punto siamo? Io posso finalmente staccare l'impasto. Abbiamo la possibilità di lavorarlo, di fare, diciamo, delle pieghe. Eccolo qua. Eccoci. Noi ce l'abbiamo qui, pronto. Sì. Bello, tranquillo, non abbiamo disturbato. Ha riposato bene, sì, guarda lì. È collassato su se stesso ed è pronta, da come si può vedere anche dalle bolle, per essere lavorata. Sì. Andiamo soltanto sul perimetro della pizza. Vedi, con pochi movimenti, tipo lo schiaffo. Questo è l'unico schiaffo buono che non fa male. Mettiamo. Quindi ricotta. Possiamo utilizzare una ricotta di pecora, una ricotta di bufala. Poi abbiamo della mozzarella che abbiamo tagliato. Il salame straordinario che abbiamo tagliato a metà. E poi a fette per avere delle mezze lune. Ci mettiamo un pochino di pepe qua, non troppo. Ci mettiamo qualche goccia di pomodoro. E poi un filo di olio. Ok. Adesso cosa facciamo? Con le mani asciutte dobbiamo semplicemente richiuderlo. Dopo aver fatto un buco centrale per poterci mettere lo stesso pomodoro che abbiamo utilizzato all'interno, poi volendo possiamo fare una sorta di cremina. Dato che il calore è un ingrediente, per quanto tempo va? Diciamo 3 minuti e mezzo. 3 minuti e mezzo, sì. Ok. Allora Gino, mentre la pizza è nel forno abbiamo un aperitivo, è il più importante prodotto DOP ottenuto in montagna. Prego. Lo conosco bene, buonissimo. Molto profumato. La pizza? Eccolo qua! Eccolo qua. Gino, scusa, chiudo, faccio chiudi, assistente. Chiudi. Dorato. Cotto al punto giusto, posso tagliarla? Vai, vai! Allora, io intanto verso da bere. Un inno all'Italia oggi, eh? Sì, becca di questa fetta di calzone. Grazie, grazie. Ma stupenda! Sì. Sono emozionato. Diciamo, la mia tradizione. Io assaggio. Eleonora, che ne pensi? Veramente abbiamo assistito a una lezione di arte della pizza incredibile, in cui non sono stati risparmiati, come dire, i segreti del mestiere. Io lo trovo un piatto veramente strepitoso. Grazie. Grande grazie. Gino. Onorato. Grazie. Allora, adesso però arriva il bello, sì, perché è il momento della sfida di Mica Pizza e Fichi. Ah. Sei pronto? Sì. Ci provo. Sì. Ci provo. Allora, io adesso ti darò degli ingredienti, sì, no? Che tu non conosci. Improvvisiamo. Improvvisiamo. Non ti temo. No, no, dunque, sto pensando. Ah, sì. Olio extravergine d'oliva. Non può mai mancare. Dei simboli del Mediterraneo, della dieta mediterranea. Basta aprire, si sente proprio l'odore di via dei tribunali, l'odore, sì, della pizza napoletana. Poi. Questo prosciutto crudo. Sì. E infine, per te che sei uno molto creativo, la burrata. Ok. Bisogno di un piccolo strato leggero di mozzarella. Quindi la semplicità assoluta. E da qui in poi possiamo fare quello che vogliamo. Come ci fa? Ok. Vabbè. Andiamo in forno. Allora qua. Guarda, guarda.
rilancia lui, eh? Credevi di averlo spaventato col prosciutto? No, napoletano, capito? Allora, fichi, prosciutto crudo e qui una burrata pugliese. Eccola qua. Eccola qua. Questa è una pizza che va d'accordo con tutti. Guarda quanto è bella. Perfetta. Cioè, una base di partenza, è l'ABC della pizza, possiamo dire così? Sì, assolutamente. Allora, non ti perdere questa, Tinto. Togliamo un po' la buccia e prendiamo subito. Andiamo con questa prima fase di farcitura con la burrata. Andiamo subito col fico aperto al momento. Ok, quindi voglio dire veramente il prosciutto messo a fiocchi. Appunto, questo è un fiocco di prosciutto crudo. Prendiamo sempre questa base sfilacciata. Che bella che è, Gino. Ti piace? Sì. Dobbiamo ancora ultimarla. Mettiamo un po' di pepe, la parte bassa della pizza, vedi? Perché possiamo dire che questa pizza è un po' una pizza a castello, no? Se conosco un poco Gino, senza volergli dare suggerimenti, so che manca qualcosa. Ah, sta a me? Basilico. Il basilico. Ecco qua, questi pezzoni grandi. Qualche gocciolina di olio a crudo sempre, e poi per finire mettiamo il re della tavola. Ecco qua, c'è la fase assaggio. Sì, sì. Allora, prima vado a prendere il vino. Qui, l'Enoteca regionale dell'Emilia Romagna, è una regione dove ci sono vini che si abbinano perfettamente anche alla pizza, caro Gino. Grazie. Eccola qua. Io procedo con l'assaggio. Procediamo con l'assaggio. Questa si può chiudere, no? Sì, sì, sì. Si dovrebbe addentare prosciutto, fichi. Io sono riuscita a fare un morso tutto insieme e anche il basilico. Eleonora, allora, che dici? E lui è l'emblema, secondo me, di quello che è il talento. Innanzitutto è molto interessante quello che si chiama topping, no? E quindi, paradossalmente, quasi quasi uno tenderebbe a dare per scontato l'impasto, che invece è perfetto. Il tocco di piccante del pepe, questo tocco appunto di sapidità del parmigiano, ma proprio un attimo, il profumo del basilico insieme creano veramente una grandissima pizza che gioca anche su due connubi, pizza e fichi, ma anche fichi e prosciutto. Si crea una terna che secondo me è assolutamente vincente. Fantastico. Complimenti, è proprio il caso di urlarlo. Non basta solo dirlo, mica pizza e fichi. Grazie, alla pizza. Alla pizza.